Oggi parliamo di un argomento a cui personalmente tengo moltissimo e che in realtà forse non abbiamo mai trattato su questo canale. Stampare le proprie fotografie infatti ormai è quasi un tabù, nel senso noi pensiamo semplicemente a scattare le fotografie per piazzarle sui social, per ricevere like e per fare capire alla gente quanto la nostra vita sia interessante, figa. Però personalmente sono una di quelle persone che non posta tutto ciò che scatta, nel senso io quando vado in giro scatto moltissimo, anche quando vado in giro diciamo per puro divertimento, però non mi piace condividere tutti gli scatti che faccio, semplicemente mi piace tenermeli nel mio computer e soprattutto mi piace magari poi andare a stamparli, come in questo caso andarli a vedere appiccicati ai nostri muri di casa a fare da arredamento. Oggi andiamo a vedere quindi un confronto molto interessante su quelli che sono diversi materiali e supporti da utilizzare per stampare le proprie fotografie e appenderle a muro. È successo che mi ha chiamato Sal Digital, che è una ditta specializzata nella produzione di fotoquadri e nella stampa di fotografie più in generale. Mi ha chiamato appunto Sal Digital e mi ha detto: Luca, noi stampiamo le fotografie su diversi supporti, esistono tanti supporti per stampare fotografie e trasformarle in fotoquadri, mi hanno detto provali, dacci una tua opinione. Qui ho i supporti diciamo nuovi che ho voluto provare a stampare e questo è uno dei supporti un pochettino più classici, cioè la stampa su tela. Stampa su tela che io negli anni ho utilizzato già tante volte, mi piace moltissimo vedere le mie fotografie stampate su tela, ma io sono sempre rimasto un po' dubbioso sugli altri supporti, anche perché comunque certi costano tanto di più, certi costano tanto di meno. La stampa su tela secondo me è sempre rimasto un ottimo modo per stampare le fotografie, anche perché poi ci danno già la cornice fatta e quindi io le prendo e le attacco semplicemente a muro. Hanno un odore di legno di IKEA pazzesco. E questa qui è una foto su tela, al contrario, una foto su tela 60x40 che devo dire è venuta veramente magnificamente. Quindi questa stampa su tela classica, ripeto, è un supporto che conosco già, è un supporto di cui conosco già bene le sue caratteristiche e anche i suoi limiti, perché comunque la stampa su tela ha dei limiti. Cioè un imballo a prova di bomba, ragazzi. E come vi dicevo, qui ho altri supporti che ho utilizzato. Logicamente, essendo un po' una prova, sono delle di dimensioni abbastanza piccoline. Questa è una dimensione di tela media, ci sono dimensioni anche molto più grandi e ho sempre stampato in fotoquadri più grandi. Questo qui abbiamo diversi materiali, vi dicevo, con, guardate, addirittura il piccolo scontrino con l'anteprima di stampa, fantastico. Qui dovrebbe essere il pannello PVC, cioè il materiale praticamente più economico su cui stampare. Questa qui è una foto che ho scattato al Rocciamelone in 360 con il rig. Rocciamelone 3500 metri, mi ero portato dietro il rig con 6 GoPro qualche anno fa. Questo qui invece è il metacrilato. Metacrilato che è un supporto semi-trasparente, molto particolare perché ci dà un effetto un po' tridimensionale. Eccola qui la foto, aspettate che tolgo la piccola pellicola protettiva. Wow, ragazzi, è venuta molto molto bene. Adesso dopo le andremo a vedere più da vicino. Ha questo effetto di tridimensionalità. E poi abbiamo altri due supporti che mi hanno sempre incuriosito molto e sono: uno, l'alluminio di Bond. Oh, veramente figo, ragazzi, non l'avevo mai provato ed è un supporto fantastico. Anche questa foto qui forse la conoscete, l'ho condivisa poco tempo fa su Instagram. E l'alluminio di Bond invece ha la particolarità di darci un pochettino più luminosità rispetto a quella che è un pochettino più la piattezza della stampa su tela. Tuttavia, ovviamente, stiamo parlando di supporti che man mano che ci spostiamo su questi supporti
saliamo molto di prezzo. Ultimo, vi tengo per ultimo, quello che è il supporto più premium alla fine, che si chiama Gallery, cioè il Gallery Print dei fotoquadri. Questo Gallery Print risulta essere un mix tra la tridimensionalità del metacrilato e la, diciamo, performance e la lucentezza dell'alluminio di Bond. Quindi vediamo un po' questo Gallery Print com'è. Okay, ho visto che era blu, mi sono un attimo preso male, ma in realtà anche in questo caso abbiamo quella che è la pellicola protettiva di questo materiale. Wow! E questo, ragazzi, è il Gallery Print. Allora, per quanto riguarda il Gallery Print, ci sono un sacco di opzioni aggiuntive. Si può scegliere una finitura opaca, si possono scegliere moltissime cose. Sicuramente si tratta del supporto più performante su cui stampare le proprie foto, ma è anche il supporto più caro. Stiamo parlando di questo quadratino qui, è costato qualcosa come 40-50 euro, quindi abbastanza caruccio. E più o meno con 50 euro ci stampiamo quella tela lì, quindi stesso prezzo, due dimensioni che sono abbastanza diverse. Quindi andiamo a vederle più da vicino, andiamo a vedere quelle che sono le varie caratteristiche di questi supporti di stampa. Io partirei direttamente dalla stampa su tela, che per me è il grande classico ed è quella che forse alla fine di tutto preferisco anche. Allora, potete apprezzare da qua quella che è l'identità dei colori, anche la grana totale è veramente ottima. Come potete vedere, viene mantenuto il dettaglio, viene mantenuto il colore. C'è ovviamente, andando da vicino, un po' di grana, ma è data appunto dalla tela. Vedete questi dettagli, questo piccolo pattern è dato assolutamente dalla tela. Ma il risultato totale per me è assolutamente ottimo, perché riesce a darci una qualità buonissima e conciliarla anche con il prezzo, che è ottimo. Questa tela qui 60x40 dovrebbe costare circa, mi pare, 59 euro esattamente, quindi veramente ottimo. In più a me piace anche tanto il retro, che è costituito da questo quadro. Alla fine questo qui è puro legno, e appunto ci permette di avere questo supporto più tridimensionale e di appenderlo direttamente al muro, piazzando soltanto un chiodino e affidandoci appunto allo spigolo qua del legno. Quindi per me la stampa su tela è assolutamente il grande classico che vi consiglio di provare, ma appunto esistono altri supporti ed era una di quelle cose che mi sono sempre interessate. Il materiale che mi ha colpito di più è l'alluminio, nel caso più specifico alluminio di Bond, che è questo qui, e che ha, ragazzi, una lucentezza veramente molto interessante se comparata, guardate qui, a quella della tela. È un quadro quindi più adatto, come in questo caso, magari a foto notturne, stellate. Ha una finitura che alla fine è anche questa abbastanza opaca, ma non ha quella grana che aveva la tela. Sicuramente è molto più nitido, ha una vividezza dei colori maggiore ed è un materiale che mi è piaciuto molto. Il supporto è banalmente questo, quindi dovete pensare a dei modi per attaccarla sul muro, magari, anzi, Saldigital propone cornici di alluminio per il retro e altri sistemi. Io l'ho presa così al naturale e troverò il modo per appenderla, però devo dire che l'alluminio è il supporto che mi è assolutamente piaciuto di più tra quelli alternativi proposti. Se vogliamo passare subito al supporto più caro, è questo qui, il Gallery Print. Una stampa, devo dire, veramente fantastica, una nitidezza allucinante. Vabbè che questa foto qui era già abbastanza nitida di suo, però dà quell'idea di tridimensionalità e di nitidezza, di chiarezza dei colori che dava appunto un po' l'alluminio e un po' il metacrilato. Appunto, il supporto è interessante perché possiamo vedere che è praticamente un po' spesso, composto da questi strati di PVC, di metacrilato, adesso non lo so. Il risultato
è eccellente, ma personalmente non è un materiale che mi ha entusiasmato così tanto. Mi piace molto di più l'alluminio, ad esempio, veramente figo questo supporto. Vabbè, senza contare che ovviamente questi supporti come questo qui e questo qui vanno sicuramente bene anche un po' per l'esterno. La stampa su tela all'esterno invece è assolutamente da dimenticare, se per caso doveste portare queste cose qui, magari una mostra, eccetera. Questo metacrilato allora non mi dispiace, è questa sostanzialmente lastra. Sembra un po' una piastrella questa qui adesso, è venuto bene, ha un'ottima resa dei colori, un ottimo spessore, dà quest'idea di tridimensionalità molto maggiore rispetto agli altri supporti. Un supporto sicuramente da provare, anche perché comunque ha un ottimo prezzo. Adesso non mi ricordo di preciso, vi lascio tutti i link per i prezzi eccetera. Comunque potete scaricare il software Sal Digital per vedere, per fare prove di stampa eccetera. Ed infine il materiale in assoluto più economico, questo pezzettino mi è costato veramente poco, mi pare 7 euro, ed è il PVC. Questa stampa un po' opaca, spessa, ha un'ottima resa fotografica, però magari la vedo anche bene per stamparci insegne o loghi vari eccetera. È assolutamente venuta bene anche questa qui. Detto questo, vabbè, qua la foto l'ho fatta con il rig da 6 GoPro, quindi se mi state a dire che qua c'è rumore, ok, è dato dalle prestazioni al buio delle GoPro, però è venuto assolutamente bene in questo caso. Non so bene come potrebbe venire con stampe più grandi, tipo questa stampa su tela qui, però il risultato è veramente eccellente anche in questo caso. Abbiamo visto i quadri da vicino, abbiamo visto quale è meglio rispetto all'altro. Personalmente io continuo a preferire la stampa su tela classica, veramente il supporto che preferisco, è quello che mi piace di più, anche comunque la cornice in legno, tutto quanto mi piace molto, ma devo dire che sono rimasto anche molto impressionato dall'alluminio. Me lo immaginavo un materiale totalmente diverso, invece devo dire che è una figata, mi piace un sacco. Come si stampano questi fotoquadri? Allora, in realtà è molto semplice, perché c'è un software dedicato, nel caso di Sal Digital, un software dedicato che si scarica dal loro sito e che ci permette poi di andare a caricare le nostre foto e interfacciarci in quello che è un programma un po' vagamente simile a un piccolo Photoshop, nel senso che ci permette di fare tutti quanti i layout, ci permette di disporre le fotografie come meglio crediamo, ci permette di scegliere dimensioni, scegliere tipo di cornici, scegliere tutte quante le opzioni aggiuntive che ad esempio nel Gallery Print sono molto numerose, quindi la finitura opaca, la finitura lucida, eccetera. Il software dopodiché si collega direttamente al sito per fare l'acquisto, si aggiunge tutto al carrello ed è molto tutto molto comodo. Non vi sto a spiegare tutto quanto nel dettaglio perché diventerebbe troppo noioso. Il servizio è anche molto molto veloce, i quadri mi sono arrivati in qualcosa come tipo 2 o 3 giorni, nemmeno. Piazzato l'ordine la domenica, il martedì barra mercoledì, non mi ricordo, sono arrivati. Quindi ragazzi, io spero che questo video sui fotoquadri vi sia piaciuto. Era un modo per condividere con voi il mio interesse nello stampare le fotografie che fate. Mi raccomando, è una cosa importante. Ora non dico che bisogna stampare soltanto più fotoquadri, perché sennò ovviamente rimarremmo tutti quanti senza soldi, ma stampate le vostre fotografie e sicuramente le più belle, fa molto piacere averle appese in giro per la casa. Inoltre Sal Digital mi ha detto: vogliamo anche fare una promozione per i tuoi iscritti, vogliamo offrire 20 euro di buono sconto su un qualsiasi ordine che faranno sul nostro sito, se vorranno appunto provare il nostro servizio. Quindi in descrizione ve lo lascio, si chiama il codice Sal Therapy e appunto vi permetterà di avere un piccolo buono sull'ordine. Io veramente vi consiglio di provare una bella stampa su tela, perché sono veramente il massimo. Prima di concludere il video vi dico ancora che mi farebbe molto piacere vedere più iscritti su Instagram, ecco perché sto cercando di mettere insieme un po' di giveaway, un po' di contest, un po' di concorsi per cercare di avere una community anche più forte su Instagram. Qui su YouTube ormai siamo quasi 12.000, forse siamo già 12.000, anche su Facebook comunque 5.000 sono tante persone, e su Instagram voglio crescere assolutamente, perché è una piattaforma che
ci permette di fare tantissime cose, mi permette di condividere con voi tantissime cose come stories e quant'altro. Io sono sempre Luca, spero che vi sia piaciuto questo video. Se aveste qualche tipo di domanda sui fotoquadri, lasciatela pure qui sotto nei commenti. Una domanda vi rispondo già io: come vengono le foto della GoPro su queste tele? Vengono bene, vengono assolutamente bene, e non fatevi troppi problemi. Tra l'altro il programma, una volta che importiamo la foto dentro, ci dice la qualità della foto che gli stiamo dando da stampare com'è, e se gliela buttiamo dentro con quelle dimensioni e tutto quanto, lui fa un rapido calcolo barra stima, ci dice com'è la qualità: ottima, buona, discreta, eccetera. Quindi noi ci facciamo un'idea di come potrà andare la stampa, e quindi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao.